signori, buonasera ed eccoci alla nona puntata di Portobello. Ecco, ci avviamo alla fine del primo ciclo di questa trasmissione. Trasmissione, devo dirlo con molta gioia, fortunata, perché il pubblico aumenta di puntata in puntata. Siamo, badando alle statistiche, alla soglia dei 17 milioni di amici in ascolto in questo momento. Li saluto e li ringrazio tutti. Cominciando dai piccoli, ecco, da Milano una lettera di una bambina. Carissimo Enzo Tortora, desidererei che mi regalassi il pappagallo, perché penso che quando dirà Portobello non servirà più alla trasmissione. Beh, questi sono bambini un po' da civiltà dei consumi. No, no, non è così. Io non so se dirà o non dirà Portobello, ma una cosa è certa, qualunque cosa accada, lui non lo diamo, per nessun patto e a nessun costo. Ecco, si chiama Alessandra Mamola, Corso Genova 6, Milano. Beh, Alessandra, ti inviteremo allora, ti aspettiamo venerdì prossimo e vediamo intanto come vanno le cose con questo terribile Portobello. Ecco, fino a pochi istanti fa canticchiava. Durante la sigla qualcuno sostiene ci vuole la musica, qualcun altro dice ci vuole un veterinario, qualcun altro ancora dice ma è un'ora da night per un pappagallo, le 22 circa, equivalgono alle 3 dell'alba, del mattino, per noi comuni mortali. Bene, io non lo so quello che succederà questa sera, vorrei comunque invitare per la ormai prova di conversazione una signora. Signora, la prego, ecco, abbiamo già delle volontarie, pensate, signore o signorine che alzano la mano, ecco, salutiamola, ben arrivata, ecco, si accomodi e speriamo lei riesca a spezzare l'incanto, ecco, molto bene. Il piglio è sicuro, il passo quasi bersaglieresco, ecco, ho il piacere di presentare la signora, si avvicini, signora o signorina? Signorina Eugenia Fallico. Fallico? Sì. Con la F? Con la F. È un nome augurale, allora iniziamo il Debello Fallico, se lei sì. È d'accordo, molto bene. Ecco, vorrei intanto, di nome signorina? Eugenia. Eugenia, professione? Ho finito quest'anno un perito aziendale corrispondente lingue estere. Bene, lingue estere, allora sì. Ecco, è proprio il caso. Sì. Le elenco signorina Fallico, i premi, un frigorifero bar, un apriscatole elettrico, un frullatore, intanto sbadiglia questo mascalzone, un frullatore, un forno a raggi infrarossi, un'affettatrice, un cavaturaccio, una centrifuga, una bistecchiera e in più, signorina Fallico, ecco, ce lo dirà lei, estraendo da questo sacchetto, la prego, ecco. Coraggio, attenzione e in più il nostro Portobello vale anche un coltello elettrico. Siamo pronti? Si metta in posizione. Allora, attenzione! Maviglia! Ve madre ignoranto! Oh, madonna, gioca solo di vicino! Portobello! Bello! Porto! Se nasci in quel momento che il Signor la creatura accidenti, dolor da venta, da dence, da copuletta, cronica e pece al camo. La nostra furtiva è questa al sem, se non si parpati e patem. A legno. Signora. È una sorpresa. Molti si chiederanno che cos'è questa irruzione a Portobello. Si tratta di un personaggio in Lombardia strapopolare, la Teresa, e Felice Musazzi in realtà. Oh, ma scappa da riti! Felice Musazzi è il papà dei Legnanesi, il capocomico di quella eccezionale troupe di teatro popolare autentico che ha successi a non finire in Lombardia. Ecco, la Teresa, in aiuto alla signorina Fallico. Ma Teresa, onestamente, perché è venuta a Portobello? Ho passato dalla mia Celestina. Celestina! Dunque, te me vedi! La vedono tutti, Teresa. Dunque, perché è qui? Non proprio parli perché proprio ho bisogno di 6.000 lire. Ha bisogno di 200... Ha bisogno... È più o meno, Teresa, ha visto? Ci arriviamo e superiamo, assai, le 200.000 lire. Per farne sì. Che cosa? O da andare a fare il sabbiature. Deve andare a fare le sabbiature. E perché? Perché vede... Signor Enzo. Prego. C'ho dentro un dolore qui. Qui, un dolore... Sì. Sotto il cuore. Sì.
Quel ma in giù il ventre. Scende fino alla pancia, sì. E poi mi gira da dritto il garum. Ecco, poi mi gira dietro e... E si ferma chi sul ginocchio. Sul ginocchio. E che male è, che cos'è? Ma per dire la verità, sono andata a mutuo, ma dica del mal della giostra. Male della giostra. Teresa, non lo so se queste 200.000 lire e più potranno arrivare. Comunque lei è in aiuto alla gentile signorina Falbic. Prego. A tuo parlare? È per forza. Portobello. Porto. Portobello. Che mi porti via il cuore, Portobello. Porto. Porto. Parla, parla. Portobello. Tempo è partito. Portobello. Mi spanno giro. Bello. Ho andato poi a dire Portobello. Portobello. Si segnuranti del mese lamba. Portobello. 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 Cemila. Cemila. Portobello. Un peccato. Tempo ha nemmeno Teresa. Né Teresa, né i legnanesi, né la signorina Fallico ce l'hanno fatta. Ecco, no, no, calma, mi raccomando, attenzione perché avete sentito, Portobello così serve ancora, servirà ancora e ci riserverà, suppongo, delle sorprese. Grazie signorina Fallico, è stata molto brava. Teresa. Sa povera sciula, ma compagna da me, alla mia età ogni chi fa sciapangir di un po' pagallo, che cosa è? Grazie, grazie a Felice Musazzi e buon ritorno. Ciao. Ciao, grazie. Enzo. Grazie. Aumenta allora il valore del nostro Portobello che, come vedete, incomincia a cantare adesso. È proprio...